Sono con Pierluigi Memporad, presidente dell'associazione Self Habitat Cultura. Buonasera. Buonasera. Allora, il suo entusiasmo e il suo amore smisurato per il design, insieme all'amore per la divulgazione culturale, sono ormai noti a tutti. Ci chiedevamo, cosa lo ha spinto questa volta ad incentivare il compimento di questo progetto? Allora, prima di tutto una vecchia amicizia con Prospero Rasulo, con cui ho lavorato fin dai tempi della Poltronova. Poi il progetto era un po' complesso e quello a me piace, di un po' la sfida. Mi piaceva molto l'idea di essere in un catalogo insieme a tutti i grandi maestri, quando in realtà io non c'entravo nulla, quindi andrebbe bene così. Non è vero, invece vogliamo proprio sapere cosa racconta il suo segno ideato insieme a Doralisha Bemporad per il Piatto Rosso. Allora, anche da questo punto di vista, io faccio il bottegaio, non sono acculturato e quindi ho la grande fortuna di avere una moglie che è una storica dell'arte, intelligente e brillante, la quale ha avuto l'idea di collegare Fabergé con la rivoluzione russa, e poi ho anche, diciamo, la fortuna di avere un amico come Stefano Ruvai che l'ha disegnato in realtà. Devo dire che la mia fortuna è di avere intorno delle persone di grande qualità, è l'unica cosa, perché per il resto non mi riesce di fare niente. Questo noi diciamo che non è assolutamente vero. Grazie da parte di tutti noi. Grazie.